questa sera 2 minuti di gas dedicata ai giovani imprenditori o comunque a coloro che sono all'inizio del loro business. Consiglio pratico importante: trovatevi un vostro tutor, un vostro amico imprenditore più grande di voi, che accetti di darvi dei consigli, che accetti di seguirvi un po' nel vostro cammino. Questo tipo di scelta vi farà evitare non poche buche dure. Evitare le buche dure della vita significa evitare di sbattere il naso, e non c'è nulla meglio che un imprenditore più grande di voi che possa farlo. Spesso e volentieri, quando si è giovani, si va a mille, si vedono le cose solo ed esclusivamente da un punto di vista positivo, non si tengono conto delle variabili, non si tengono conto dei fattori strategici, non si tengono conto delle relazioni di un certo tipo che possono cambiare, che possono variare, insomma. Invece un imprenditore più grande di voi queste cose le ha già passate, e l'individuazione di un imprenditore più grande di te e al quale chiedere effettivamente il tutoraggio o comunque una serie di consigli è l'investimento più bello che un giovane che si affaccia al mondo del lavoro e dell'impresa possa fare. Naturalmente va costruita la relazione, perché con questa persona va costruita la relazione, ma è uno che ha camminato prima di voi sulla strada d'impresa. E è una scelta che io ho fatto, ne ho per la realtà tre grandi saggi, che io chiamo i probiviri della mia vita, sostanzialmente, che consulto nel momento che mi interessa. Questo è il consiglio di questa sera. Poi, prima di chiudere i 2 minuti di gas, voglio ricordarvi che il 28 di ottobre a Vicenza, voi sapete che io sono il fondatore del Club Mondiale della Formazione, abbiamo David Merman Scott, numero uno al mondo per il web marketing, inbound marketing, le nuove tecniche di marketing della vendita. Appuntamento imperdibile, sapete quanto amo la formazione. In una giornata avrete la possibilità di immagazzinare un sacco di cose. Quindi Fiera di Vicenza, 28 di ottobre, Club Mondiale della Formazione, David Merman Scott. Buona serata, ciao!